Non gioca l'Invicta Volleyball perché, come saprete senz'altro, domenica sono stati sospesi tutti gli avvenimenti sportivi. La formazione di coach Fabrizio Rolando doveva giocare appunto nel posticipo della domenica pomeriggio a causa delle condizioni del tempo, e quindi la partita sarà quasi sicuramente recuperata mercoledì prossimo. Vince invece la Pallavolo Follonica nell'anticipo del venerdì sera con il Dream Volley Pisa, partita lunghissima, molto combattuta, due punti preziosi per la formazione di coach Giuseppe D'Auge per quanto riguarda la classifica. Perde invece sempre per 3-7-2 il Grosseto Volley, sorpreso da un Borgo Abugiano molto determinato, molto incisivo, che porta via due punti da Grosseto e soprattutto condanna la formazione di Luigi Ferraro alla seconda sconfitta in casa. Vincono invece tutte e due le formazioni della Serie D femminile, vincono i Vigili del Fuoco con il fanball Orzaro Filattiera per 3-7-0, mentre la formazione di Stefano Spina, la Pallavolo Grosseto 1978, va a cogliere un significativo successo in casa del VP Volley per 3-7-1. Poi vedremo anche tutte le grafiche che riguardano i risultati delle classifiche. Dunque, questi i temi del nuovo appuntamento con Tutto Volley su Grosseto Sport. Buona serata a tutti, vi presento i nostri ospiti. È tornato a farci visita il direttore sportivo dell'Invicta Volleyball, Francesco Masala, che salutiamo. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Allora, è la mia qui destra, la vostra sinistra, l'ex opinionista, perché ultimamente poco opinionista ma molto dirigente della Pallavolo Follonica, Alfredo Veltroni, credo contento per questa partita, per questo successo, per una gara insomma che diciamo non si era messa molto bene, perché comunque la formazione ospite, ovvero il Pisa, ha dato molto filo da torcere alla Pallavolo Follonica, Alfredo. Ma sì, sono stati due punti importantissimi, anche perché quest'anno io vedo un campionato molto difficile, dove a parte due squadre che stanno prendendo un po' diciamo delle lunghezze verso le inseguitrici, vedrà molte squadre raggruppate in pochi punti e sarà difficile sia arrivare magari per un posto nei playoff, sia difficile arrivare alla salvezza, cosa che fu capitata due campionati fa, ecco, che con due punti eri nei playoff e con due punti indietro eri retrocesso. Comunque è un campionato equilibrato, di questo parleremo più tardi con Veltroni. Invece parliamo invece dell'Invicta Volleyball, che non ha giocato a causa delle condizioni meteo, quindi sospesi tutti gli avvenimenti sportivi, però mi sembra che questo inizio di campionato sia splendido. Sì, meglio di così non poteva andare, più di 12 punti si poteva fare, sì. No, siamo molto soddisfatti, devo dire che forse anche sopra le più rose aspettative, anche perché in queste quattro partite abbiamo giocato due trasferte molto molto difficili, a Cascina, era una squadra insomma molto ambiziosa, e poi abbiamo vinto a Migliarino, quindi insomma fare 12 punti non era molto semplice. Ora abbiamo avuto questa sosta forzata, verrà recuperata la partita penso nella prossima settimana, al massimo il mercoledì successivo, e ci riallineeremo con le altre ancora squadre. Non è stata decisa la federazione, vedremo poi trovare un accordo. Dovrà essere recuperata entro 15 giorni, se non sì, mi sembra siamo obbligati entro 15 giorni a trovare una data insieme alla squadra avversaria. Quindi comunque sarà infrasettimanale. Sì, sicuramente. E diciamo che l'avversario del Calci, non l'abbiamo ricordato, il VBC, sì. Calci. Sì, tra l'altro era una partita in casa, diciamo, con una squadra che in fondo alla classifica, quindi teoricamente dovevamo fare un'altra vittoria, ecco. Potrebbe essere stata comunque anche una sosta forzata, ma forse anche importante, perché Gianluca Pellegrino ha un problema alla spalla. Sì, sono le classiche situazioni in cui cerchi un po' di rimettere insieme le cose, perché tanto qualche piccolo infortunio c'è sempre. Ora Pellegrino questa spalla gli dà fastidio da un po', un fastidio che aveva avuto anche sì, aveva avuto in passato quando già giocava a Grosseto, poi negli ultimi due anni non l'ha avuto, quando ha giocato a Porto Maggiore, quando ha giocato a Sabaudia, gli è tornato questa infiammazione, insomma non credo sia niente di grave, dobbiamo solo un po' gestirlo, lui sta facendo terapia,
quindi in qualche modo cercheremo di fargli passare il dolore. Anche perché lo sfruttate tantissimo. Sì, sì, diciamo che è un po' sotto pressione. Sempre a girare nella spalla. Ma comunque dove va e dove comunque il suo impiego è ai massimi livelli. Certo. Questo è un campionato già deciso, Francesco, o ci ho ancora tutto da giocare? No, beh, è ancora troppo presto. Insomma, per il momento non avete trovato avversari? Per il momento effettivamente stiamo andando bene e devo dire che le partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte abbastanza nettamente, quindi questo ci fa ben sperare, però è anche vero che siamo solo a novembre, le variabili sono tante, però comunque dobbiamo ancora giocare con quelle che ci stanno immediatamente dietro, perché Fucecchio e Cuspisa sono soltanto a 2 punti e dobbiamo sempre incontrarle, quindi dobbiamo capire che tipo di squadra sono. Lo conoscete come squadra? No, sinceramente no, Fucecchio no, perché viene da una scissione con un'altra società, quindi non ho ben chiaro chi ha all'interno. Il Cuspisa l'anno scorso era già una buona squadra, però essendo prettamente universitari cambia ogni anno, quindi però ha fatto buoni risultati, quindi secondo me sono 2 buone squadre con cui dovremo comunque giocarcela. E poi c'è comunque sempre il Cascina, che noi abbiamo battuto, perché a casa loro, però è comunque una buona squadra, ha un signore opposto e quindi è a ruota, e vedrai che il campionato darà battaglia. Ecco, la cosa importante è che dobbiamo anche ricordare però che non c'è soltanto Gianluca Pellegrino, perché quest'anno la squadra sta girando tutta, insomma, quando non c'è lui sta succedendo quello che era un po' nelle previsioni. Esatto. Cioè la sua presenza porta punti sia, diciamo, durante la partita, ma in massima punti in campionato, ma dà quella sicurezza, quella linearità di gioco che permette a tutti di esprimersi nel miglior modo possibile, e in certo qual modo ci fa capire che l'anno scorso tutto sommato non era tutto da buttare, cioè che qualcuno magari stava facendo delle buone cose in un contesto che però stava facendo fatica, e quindi queste cose passavano un po' in secondo piano. Invece quest'anno stiamo vedendo delle buone cose sotto tutti i punti di vista, i liberi stanno andando molto bene, i posti 4 molto molto bene entrambi, e quindi siamo soddisfatti, insomma, perché come sa ben sa il nostro obiettivo è tornare in Serie B e dobbiamo farci trovare pronti sotto questo aspetto, perché non è soltanto fare un buon campionato quest'anno e eventualmente vincerlo, è crescere da un punto di vista tecnico per farsi trovare pronti in una categoria che ti guarda in faccia. Ecco, ma voi state già pensando a quello che potrebbe essere una Serie B futura o ancora troppo presto? Nel senso, questa è una squadra che secondo te tecnicamente ci può stare o comunque avrà bisogno di rinforzi eventualmente? Comunque vada, quando vai in Serie B devi già entrare nell'ottica di idee di rinforzarla. Ora dipende come rinforzarla e quanto, e questo tanto ci darà questa stagione. Intanto vediamo se riusciamo a vincere. No, intanto vediamo se riusciamo a vincere, ma soprattutto dobbiamo vedere appunto quanto questi ragazzi riescano a crescere e dare delle garanzie per stare in campo in una categoria importante. Alfredo, nella Serie C femminile, vabbè, la Pallavolo Follonica l'avete dichiarato all'inizio stagione, noi vogliamo salvarci prima possibile, quindi facciamo più punti possibili per confermare la categoria. Il Grosseto Volley invece, che diciamo, era partito con ambizioni, quantomeno non l'aveva dichiarato, però l'aveva fatto capire, insomma, che un pensierino alla Serie B è tanti anni che ci prova, quest'anno poteva essere la volta buona. Poi purtroppo è arrivato l'infortunio della Crecchi, che ha un po' tagliato le gambe alla formazione di Luigi Ferraro, però mi sembra che anche, diciamo, questa prima parte del campionato non abbia dato l'effetto sperato. Secondo la tua opinione questo Grosseto Volley ce la può fare, anche se, diciamo, è ancora un po' presto per poterlo dire? Ma sicuramente ancora i giochi sono ancora tutti aperti, non è che nulla di compromesso, anche se chiaramente perdere dei contatti con l'Ambra Cavallini, che secondo il mio parere farà un campionato a sé, ecco, certamente arrivare alla promozione direttamente la vedo un pochino più dura. Giocarsela ai playoff penso ancora possa avere tutte le carte in regola, anche perché, come ho detto prima, io quest'anno vedo un campionato molto difficile. Se guardiamo anche i risultati della scorsa stagione,
c'è stato delle sorprese, tra virgolette, vedi il Giglio Asse Fiorentino andava a vincere per dire a Rosignano, la vittoria, la perdita del Cascina in casa, cioè ecco, è un campionato secondo me molto equilibrato, che sarà molto difficile sia arrivare per chi spera nei playoff e molto difficile anche arrivare alla salvezza, perché ogni domenica non ci saranno squadre, diciamo così, materasso, salvo le due. Adesso lo vediamo poi con la classifica. Ecco, e Lucca. In queste due volle, tornando a loro, penso che Coach Ferraro ancora ha tutto un campionato a disposizione, siamo tutti lì, dovrà aggiustare delle cose. Ho visto che qualcosa domenica non ha girato, ha avuto dei cali di tensione, dovrà però, c'è ancora molto tempo per aggiustare insomma il tiro, ancora il campionato è molto lungo, sicuramente le persone e gli elementi validi per puntare a questo risultato non gli mancano. Allora vediamo adesso, come di consueto, le grafiche che riguardano la quinta giornata dei vari campionati, sia della Serie C che della Serie D. Maschile vedremo il quadro completo, anche se l'Invicta Volleyball non ha giocato, e poi la Serie C femminile e la Serie D. Iniziamo proprio con la prima slide che riguarda la prima grafica, che riguarda proprio i risultati della formazione, del girone dove gioca la formazione grossetana di coach Fabrizio Rolando. Questi risultati: Dream Volley Pisa, Cus Pisa 1-3, Tonelli Vorno Volley Cecina 3-0, Pallavolo Rosignano, Jolly Volley Fucecchio 0-3, come vi dicevo appunto Invicta Volleyball Sol Caffè è stata rimandata, doveva giocare con il VBC Calci, Pallavolo Certaldo Millerino Volley 0-3, Pallavolo Cascina Folgore San Miniato 3-0, e poi ancora una partita, quella tra il Fonteviva Massa e i Lupi di Santa Croce, che dovrà essere giocata. Vediamo dunque la classifica, naturalmente mancano i risultati della formazione grossetana, però per il momento è stata scavalcata in classifica dal Fucecchio e il Cus Pisa a 13 punti, Invicta Volleyball Sol Caffè, Pallavolo Cascina 12, Tomei Livorno 10, Migliarino Volley 8, Folgore San Miniato 7, Volley Cecina 6, Fonteviva Massa 5, Dream Volley Pisa 4. Poi abbiamo tre formazioni a 3 punti, sono il Calci, la Pallavolo Rosignano e il Santa Croce, i Lupi Santa Croce appunto con 3 punti, chiude la Pallavolo Certaldo ancora a 0 punti. Vediamo adesso i risultati della serie C femminile, con la Pallavolo Follonica Hotel Parrini che supera in casa nell'anticipo del venerdì sera il Codipi Dream Volley Pisa per 3-7-2, Pallavolo Casciavola Osi Volley Viareggio 2-3, Grosseto Volley RP Elaborazione Dati Flora Buggiano 2-3, Volley Serose Rosignano Pallavolo Il Giglio 0-3, Pallavolo Fucecchio Criva Pantera Lucchese 2-3, Ambra Cavallini Pontedera Volley Livorno 3-0, Volley Pecciole Pallavolo Cascina 3-0. Per una classifica che vede l'Ambra Cavallini Pontedera saldamente al comando con 15 punti, Criva Pantera Lucchese e Volley Pecciole sono a 11, Losi Volley Viareggio a 10, Pallavolo Cascina Flora Buggiano a 9, il Grosseto Volley a 8, la Pallavolo Follonica a 7, poi troviamo due formazioni a 6, sono la Pallavolo Casciavola e la Pallavolo Fucecchio, Volley Serose Rosignano a 5, Pallavolo Giglio Volley Livorno 3, chiude il Codipi Dream Volley Pisa a 2 punti. Passiamo adesso alla grafica che riguarda invece la Serie D femminile, questi risultati della quinta giornata. Under 18 Nottolini Pallavolo Cascina 2-3, VP Volley Luca Conzani Pallavolo Grosseto 1978 1-3, Vivi Quercioli Massa Elsa Sport 1-3, Vigili del Fuoco Grosseto Fanbolle Orzaro Filattiera 3-0, VBC Calci FF Riotorto 0-3, Janko Volley School Paradù Donoratico 3-1, Volley Cecina Tomei Livorno 1-3. Vediamo dunque anche la classifica completa del girone con le squadre che naturalmente sono
a punteggio pieno per quanto riguarda la, diciamo la parte alta della classifica, la Pallavolo Cascina 13 punti, FF Rio Torto e un Under 18 Nottolini a 12, Pallavolo Grosseto, Ienco Volley School a 11, Vigili del Fuoco Grosseto a 10, Tonelli Livorno 8, VBC Calci 7, VP Volley 5, Vivi Corcioli Massa, Paradudo Onoratico, Elsa Sport Volley a 4, Fambolo Orzaro Filattiera a 3, Volley Cecina ad 1 punto. Vediamo anche le interviste che abbiamo realizzato proprio al termine della partita, prima quelle della relativa alla Pallavolo Follonica, quella che abbiamo realizzato nell'anticipo del venerdì sera. La prima intervista riguarda il tecnico della Pallavolo Follonica, Giuseppe D'Auge, che appunto ci ha dato le sue impressioni al termine della gara vinta dalle follonichesi, vi ricordo, per 3-7-2 sul Dream Volley Pisa. Vediamo. Allora, questa sera è stata veramente un'autentica battaglia, questo Pisa vi ha impegnato più del previsto, tanta fatica, però alla fine siete stati premiati, arrivano due punti che sono preziosi per la classifica. Molto preziosi per l'obiettivo salvezza, sapevamo di affrontare una squadra giovane e con caratteristiche e con una fisicità, dico anche imbarazzante, perché fanno, cioè, giocano e se gli dai tanto se lo prendono, quindi giocano in un certo modo. Noi all'inizio si è sbagliato un bel po' di battute, di servizi, però comunque il set l'abbiamo portato a casa. Poi errore su errore ci ha fatto andare avanti con il secondo set vinto da loro, poi il terzo noi, e siamo arrivati al tie break. Alle bimbe avevo chiesto una alle bimbe avevo chiesto una prova di carattere, c'è stata, ma ancora troppo altalenante, cioè nel senso che dobbiamo essere costanti e convinte, non dobbiamo abbatterci quando alcune cose non vanno, e quindi al di là della tecnica e del lavoro adesso dobbiamo lavorare anche, lo dissi nel precampionato, a livello caratteriale. Avete giocato molto a strappi, bene il primo set, il secondo praticamente quasi spariti dal campo, bene il terzo, il quarto così così e poi finalmente il tie break è lottato fino all'ultimo punto, come mai? Beh, questo è dato anche dal fatto, l'ho detto sempre, dalla gioventù, nel senso che purtroppo quando si è giovani ci sono momenti e momenti, non si riesce ad essere sempre costanti, no? nel gioco e fare anche le cose più semplici in maniera tranquilla, quindi dobbiamo lavorare su questo perché dobbiamo prendere un po' consapevolezza dei nostri mezzi, perché ci sono, la squadra c'è, però il dettaglio fa la differenza e dobbiamo lavorare su quello perché, ripeto, se facciamo le cose semplici fatte bene possiamo, ripeto, dire la nostra in campionato. Vabbè, insomma, 5 partite, 3 vittorie, 2 sconfitte, va bene, no? Sì, per l'obiettivo salvezza va più che bene e diciamo che il fattore casa deve essere un fattore importante per noi, quindi qui dobbiamo prendere più punti possibili. Con Francesco Masala siamo tornati in studio dopo l'intervista a coach Giuseppe D'Auge. Parliamo anche un attimo del settore giovanile, perché vi sta dando tantissime soddisfazioni. Diciamo, voi per quanto riguarda il maschile siete la società che sulla provincia sta in qualche maniera dominando, perché siete l'unica società, ma anche a livello regionale però riuscite a ottenere grossi successi, avete allenatori validi, ma soprattutto avete un grosso gruppo di ragazzini che, diciamo tra virgolette, terribili, che riescono a farsi valere anche fuori provincia, è così Francesco? Ma sì, da alcuni anni i risultati ci danno ragione anche sul campo. Devo dire che alla base di questi successi c'è un concetto di fondo che noi qualche anno fa, quando le squadre non andavano benissimo, non avevamo gruppi molto numerosi, ci siamo posti un unico obiettivo, che era quello di allargare la base, cioè volevamo lavorare sul numero di ragazzi maggiori. Questo è stato il primo step
E questo è stato una fase molto importante, perché se prima lavoravamo su 40-50 bimbi, oggi lavoriamo su un numero molto più consistente, passiamo i 100-120, che nel settore maschile sono tantissimi. Noi abbiamo fatto una foto ultimamente alla presentazione delle squadre che dall'alto ha fatto molto scalpore, perché è difficilissimo vedere delle foto dove ci sono soltanto maschietti così numerosi. E questo è stata una cosa molto importante, perché, ripeto, lavorare su un numero più alto ci ha permesso anche di fare più qualità. Ora, perché dico è uno step importante? Perché noi siamo in controtendenza in questo senso, cioè le altre società fanno esattamente il contrario, cioè cercano di fare qualità lasciando quello che è l'aspetto della quantità. Ora, perché fanno questo? Perché spesso per fare quantità si deve in qualche modo anche sostenere quei ragazzi che sono un pochino meno bravi, quelli che sono un po' più bassi, perché noi teniamo in piedi tante squadre dove non necessariamente ci sono ragazzi bravi, però cerchiamo di tenerli tutti in gioco, e questo fa sì che la base si allarga. È una scelta concettuale. Io ho seguito la presentazione di questa giornata, ho visto il filmato. Tu ricordi spesso durante la presentazione, perché noi è giusto che i ragazzi si divertano a giocare a pallavolo, però vogliamo far giocare tutti, e soprattutto devono venire qui da noi e non stare in mezzo alla strada, no? Perché poi questo è il messaggio. Sì, questo è alla base del messaggio, diciamo, di ogni società sportiva, che comunque è un messaggio che spesso viene in qualche modo messo in secondo piano, ma secondo me è prioritario. Detto questo, noi siamo anche l'unica società che giochiamo con tutte le squadre, con tutti i nostri atleti, cioè noi spesso ci raffrontiamo con squadre che sono delle selezioni, perché prendono un ragazzo da una società, un ragazzo dall'altra, perché l'obiettivo è quello di fare squadre più forti, perché l'obiettivo è quello di cercare di fare più qualità, l'obiettivo è quello di vincere il campionato. E noi facciamo l'esatto contrario, però alla lunga il problema è che alla lunga i risultati ci danno ragione, e questo un pochino indispettisce, perché noi a questo punto ora stiamo facendo quantità e qualità, e questo a parecchi fa pensare. È chiaro che alla base ci sono gli allenatori molto bravi, volevo dirti proprio questo. Però anche qui sono state fatte delle scelte in tempi non sospetti dal sottoscritto, di questo me ne prendo la mia, diciamo, sono state fatte delle scelte ben precise con tecnici bravi che hanno un costo, perché non ce lo scordiamo, questi tecnici, Francesco. In primis Fabrizio Rolando, sua moglie Sonia Feltri, ma comunque noi abbiamo nell'under 18 Auro Corazzesi, in under 12 Fabio Pantalei, e questo secondo me alla lunga paga. È chiaro che si fanno degli sforzi economici. Ora, non è che con questo noi spendiamo quattro volte gli altri, però vengono fatte delle scelte ben precise, e alla lunga, certo non nell'immediato, ma alla lunga questo ti dà dei risultati in termini di senso di appartenenza, in termini di qualità, in termini di numeri, perché poi alla fine i risultati si vedono. Come siete riusciti ad arrivare a questo risultato? Praticamente vi hanno chiesto, le famiglie, i bambini vi hanno chiesto di venire a giocare, o è stato un passaparola poi negli anni? Sì, un po' negli anni, nel tempo. I ragazzi si trovano bene, c'è un tasso di abbandono più basso, comunque vada l'amico porta all'amico, e poi comunque non lo so, quando la società lavora bene e ottiene dei risultati, gioco forza, perché, insomma, fa da calamita. È vero, chi... è difficile anche tenerli poi dopo, no? Un po'. Sai, nel maschile ci si raffronta spesso con il calcio, quindi esatto. Spesso il calcio è un alibi per tutti, quindi quando qualcuno non si iscrive tiene sempre come alibi il calcio, però ora quando poi a Grosseto c'è 120 e gli iscritti invece diminuire aumentano, qualcuno si deve porre delle domande. Io queste domande le ho fatte anche in federazione. Che cosa ti hanno perché siccome spesso ci si lamenta che i maschi sono pochi, io vi dico, io spesso ho fatto questa domanda, dico, noi perché aumentiamo? Fatevi questa domanda. Io ho fatto anche un editoriale sul nostro sito che parla di questo aspetto. Però spesso si privilegia il risultato, si privilegia vincere campionati. Noi spesso abbiamo perso dei campionati con delle squadre che erano delle selezioni, abbiamo perso. Però ora quelle squadre qui avete fatto esperienza. Noi abbiamo vinto, ti do questo dato, abbiamo vinto un campionato territoriale under 14 con delle squadre che oggi queste squadre non ci sono più. A distanza di 2 anni noi nell'under 16 incontriamo tutte altre squadre. E questo deve far pensare. Noi siamo i soliti, gli altri sono cambiati tutti. Perché cambiano continuamente. Perché... Poi noi abbiamo perso, l'altro giorno abbiamo perso una squadra che era l'ennesima selezione, abbiamo perso. Però lo sapete, quindi...
Senti, invece l'altro problema, l'altra faccia della medaglia, è come fate a far giocare e allenare tutti questi ragazzini? Perché a Grosseto le palestre sono quello che sono. Sì, questo è un problema. Tra l'altro questo periodo piove tantissimo, quindi ci sono anche problemi di infiltrazioni d'acqua. Voi ne sapete qualcosa, sì, no? Sì, perché sì, noi ci siamo allenati, non abbiamo trovato una palestra disponibile. Appunto. Abbiamo trovato due palestre annacquate, alla fine abbiamo desistito, abbiamo mandato tutti a casa. No, problemi ci sono, ma non è che riguardano solo noi. Purtroppo l'impiantistica fa la differenza. La pallavolo al palazzetto, il palazzetto ci dà un bel aiuto, però chiaramente quando hai dei numeri, compreso il femminile, è il numero certo. Che è, devi riuscire a trovare degli spazi in palestre un pochino meno belle. Poi si andrà anche fuori Grosseto a giocare. Se abbiamo scelto la palestra Fonte Blanda per i campionati under 16, perché essendoci 6 squadre under 16 e devono giocare tutto il sabato pomeriggio, chiaramente abbiamo dovuto trovare un'alternativa ancora prima di cominciare, e abbiamo scelto questa palestra. Sempre in trasferta? Sì, sempre in trasferta. L'under 16 la segue Sonia? L'under 16 c'è una squadra, Sonia Filtri, e una squadra suo marito Fabrizio Rolando. Sì. Alfredo, invece il settore giovanile della pallavolo Follonica, si parla sempre della prima squadra, ma so che state ricostruendo un po' tutto, no? Ci state riuscendo? A che punto siete? Ma sì, proprio in questa settimana, diciamo, abbiamo fatto un po' il primo bilancio della situazione, di quello che era accaduto da agosto ad ora a Follonica. E non per presunzione, però possiamo dire che il primo mattoncino siamo riusciti a metterlo. Stiamo lavorando bene, dando giustamente, come dice Francesco, perché se si vuole far crescere le ragazze bisogna dargli anche gli allenatori validi. Abbiamo un bel gruppo under 16 che partecipa a un campionato under 16, ma sono tutte, la maggior parte, il 70% delle bimbe sono under 14, sicché hanno ancora 3 anni prima di arrivare a quel livello lì, però stanno ben figurando, cosa che gli altri anni magari non succedeva meno. La stessa squadra la facciamo giocare in terza divisione, che proprio anche l'altro sabato con la pallavolo Grosseto, una squadra insomma più di veterane, di gente esperienza, abbiamo perso 3-0, ma siamo usciti tra i complimenti degli spettatori. E proprio ieri, in questa settimana, abbiamo deciso, perché facciamo due terze divisioni, con l'under 13 e l'under 14 di farla partecipare a questa terza divisione, in modo che di farle crescere il più possibile. Perché possiamo dire che stiamo... Grosso modo il gruppo, di quante ragazzine avete? Noi abbiamo un under 13, un under 14, un under 16 e la prima squadra. In più stanno arrivando dei buonissimi risultati sul reclutamento, perché per la prima volta è stato, diciamo, investito, avendo l'allenatore a tempo pieno, un professionista. Stiamo investendo un po' sulla scuola, abbiamo investito sulla pubblicità, e questo ci ha fatto vedere degli aumenti degli iscritti. Questo sarà un risultato che magari porterà, avremo i suoi frutti tra qualche anno, però giustamente, come dice l'amico Francesco, avendo più qualità possa anche più selezione. Anche perché comunque il comprensorio di Follonica è un comprensorio importante, a parte la stessa cittadina del Golfo, ma intorno avete anche altre realtà del volley, no? C'è Rosignano, c'è San Vincenzo, c'è Cecina, quindi voglio dire, ci può essere anche un interscambio, no? Non è detto che siano solo di Follonica, o viceversa, può darsi che qualcuno di Follonica vada a giocare in queste società, forse c'è più concorrenza, Alfredo? Ma no, diciamo, la concorrenza è anche bene che ci sia, perché la concorrenza fa crescere e dà motivazione. Stiamo lavorando anche per vedere se ci sono le possibilità di qualcosa, da fare qualcosa insieme con le società limitrofe vicine, vedi, per dire, Piombino, vedi Venturina, vedi San Vincenzo, vedi lo stesso Rio Torto, cercando di limare gli attriti, i vecchi attriti. E perché questo, soltanto così, io torno ancora per l'ennesima volta a ripetere, soltanto con la collaborazione si può arrivare, ecco, a dei risultati importanti. Ecco, ma c'è questa collaborazione?
si inizia a provare a mettere insieme. Certamente non è mai facile, non è mai facile, però io sono un tipo che non mi scoraggio mai, sono un forte sostenitore della collaborazione, e finché sarò in questo mondo io cercherò di mettere insieme le persone più possibile. Poi dal provarci a farlo è diverso. Io però lotterò sempre per questo, è un mio, purtroppo, un mio obiettivo, un mio sogno, e non ci sono riuscito qui a Grosseto, spero di riuscirci lontano da Grosseto. Francesco, invece la collaborazione con le altre società, è chiaro che voi nel caso nostro, però vi confrontate con quelle società femminili, ovvero quelle di Grosseto, anche per gli orari della palestra, per, diciamo, gli spazi. Ma diciamo, ora lì negli ultimi 2 o 3 anni stiamo attraversando una fase, diciamo, di relax che alla fine porta bene per tutti, perché comunque quando le persone discutono non ci sanno mai dei buoni risultati. Invece ultimamente riusciamo sempre a trovare buoni. Sì, dai, discretamente buoni, ora non ci si può lamentare. Poi ovviamente compatibilmente con i caratteri delle persone, che comunque quando sei tanti ognuno, chiaro, poi la pensa come, però per il momento, insomma, in questi ultimi periodi va tutto bene. Anche perché, insomma, lo stavi ricordando tu, nel caso del maschile siamo in una società, e se ce ne fosse un altro forse non si sa, non so cosa potrebbe succedere. Allora andiamo a vedere invece le altre interviste che abbiamo realizzato al termine di Grosseto Volleyball Gabugiano. Le interviste sono 3, 2 sono naturalmente quelle che riguardano la partita, e sono state le interviste realizzate con le impressioni dell'allenatore del Grosseto Volley, Luigi Ferraro, e dell'allenatore dell'Under 16, sempre del Grosseto Volley, Enrico Ferrari. Tutte e due ci hanno parlato appunto della partita e perché, hanno dato delle spiegazioni perché il Grosseto Volley non è riuscito a vincerla. La terza intervista invece è molto importante perché riguarda un aspetto sociale, quello della donazione degli organi. Prima della partita, infatti, Raffaele Giuliano, rappresentante della Nazionale Italiana Trapiantati di Volley, ha donato alle due formazioni in mezzo al campo due gagliardetti proprio che ricordano la Nazionale Italiana, perché lui ha fatto parte anche di questo team e ha giocato con la Nazionale Italiana Trapiantati. Un aspetto molto importante, è stato lanciato un messaggio, Raffaele Giuliano è molto amico di coach Luigi Ferraro e lui l'ha chiamato, gli ha detto vieni a lanciare questo messaggio. È stato un messaggio lanciato a tutti e noi lo abbiamo intervistato proprio perché l'abbiamo voluto riprendere e lo vogliamo rilanciare attraverso Grosseto Sport. Vediamo le 3 interviste. Il Borgo Gabugiano porta via 2 punti pesantissimi qui dal Palazzetto dello Sport di Grosseto. Grosseto Volley perde per 3-7-2. Ferraro, come si commenta questa sconfitta? Ma noi, se non sbagliamo completamente l'approccio alla gara, dopo diventa difficile. Abbiamo provato a rientrare in partita, sembrava che potessimo in qualche modo sentire la partita e gestirla, invece è stata un'alternanza di set, di situazioni di gioco che comunque si è trascinata in modo assolutamente spento per tutta la durata dell'incontro. Il tie break poi è andata anche in questo modo rocambolesco, nel senso che lo gestisci ai vantaggi ma senza mai dominarlo dal punto di vista dell'agonismo, e va bene, un turno in battuta micidiale da parte loro gli ha portato 2 punti. Tra l'altro nel tie break anche una rotazione un po' particolare, no? Con la Pacuve opposta, la Fabbri di banda. No, ma in verità non è una delle rotazioni peggiori per noi, è la tecnica di battuta che aveva che metteva giù Buggiano in quella situazione, che ci aveva dato noia tutta la partita e che poi la fortuna ha voluto che in quella situazione fosse tornata. Loro comunque sono una squadra dal punto di vista tecnico e soprattutto nelle fondamentali della difesa straordinaria. Stasera hanno veramente creato grossi problemi a noi a cercare punto, perché sono state bravissime in difesa. Con Enrico Ferrari, allenatore dell'Under 16 del Grosseto Volley, parliamo un po' di questa partita. Questa sera il Borgo Gabugiano porta via 2 punti pesanti qui da Grosseto, però diciamo che comunque alla fine ha meritato, no? È stato un po' superiore in alcuni punti alla formazione grossetana. Sì, il Borgo Gabugiano si è presentato a Grosseto molto agguerrito,
hanno giocato una partita secondo me a tratti perfetta, sono presentate molto aggressive in difesa e hanno fatto un po' del muro e della difesa la loro arma vincente. Il Grosseto è apparso giocare a tratti, no? È meno sicuro di altre volte. Sì, questo abbiamo fatto molta fatica a mettere pallone in terra, questo un po' ci ha condizionato il gioco sicuramente, perché le azioni lunghe le abbiamo un po' sofferte, quindi niente, dobbiamo ancora un po' lavorare sì, sicuramente sotto l'aspetto anche mentale. Sì, sì. Una nota di merito vogliamo ricordare per la giovane Under 16 Vittoria Colucci, che è una delle tue giocatrici che gioca nella tua formazione. Sì, Vittoria è qua in questo gruppo dall'inizio dell'anno e oggi è riuscita anche a ritagliarsi un po' un set e mezzo di partita, quindi da suo allenatore sono più che contento, sono contento per lei, contento per il mio gruppo che comunque è un gruppo che sta crescendo, quindi vedo buoni margini di miglioramento. Con Raffaele Giuliano parliamo della nazionale trapiantati di volley. Oggi eri qui per donare due gagliardetti alle due formazioni, quella del Grosseto Volley e del Borgo Abugiano, soprattutto per sensibilizzare un po' diciamo, la donazione verso chi ha bisogno e deve comunque subire un trapianto. È così, Giuliano? Certo, è proprio così. Io, a parte l'amicizia che mi stringe, che mi lega con Luigi, che dai tempi delle superiori che abbiamo frequentato la pallavolo, lui più assiduamente di me, infatti i risultati si vedono. Comunque niente, ogni volta che mi invita cerco di fare il possibile per essere presente, perché io l'ho vissuta sulla mia pelle questa situazione. I gagliardetti che ho consegnato sono semplicemente della squadra di pallavolo dei trapiantati, che per intuizione della fondatrice di ANED, Franca Pellini, più di 20 anni fa ha costituito un gruppo sportivo per dimostrare che dopo il trapianto si può tornare a fare una vita normale. Quindi niente, nell'ambito sportivo, qualunque ambito sportivo, è il presupposto principale che c'è salute, ci sono i giovani ed è il terreno fertile dove noi possiamo fare una propaganda di sensibilizzazione. Allora, eccoci arrivati all'ultima parte di A Tutto Volley su Grosseto Sport. Abbiamo visto le interviste, poi ci siamo ripromessi anche di invitare Raffaele Giuliano qui in trasmissione con noi, poi ci parlerà non solo della nazionale italiana trapiantati di volley, ma anche diciamo di quello che è la donazione degli organi. È un argomento che ci interessa particolarmente, anche perché quando lo sport si avvicina diciamo in questi termini è sempre importante ricordarlo e sottolinearlo. Vediamo invece adesso le grafiche che riguardano la prossima giornata, ovvero quella di questo fine settimana. Si gioca la sesta giornata per tutti i campionati, sia di Serie C che di Serie D. Andiamo con il campionato maschile di Serie C. Questa è dunque la giornata e gli incontri: Dream Volley Pisa, Tome Livorno, Volley Cecina, Pallavolo Rosignano, VBC Calci, Pallavolo Certaldo. L'invicta Volleyball va a fare visita alla Folgore San Miniato, gioca sabato sera alle 21. Poi gli altri incontri sono Cuspisa, Santa Croce Lupi, Migliarino Volley, Pallavolo Cascina e Giolle Volley Fucecchio, Fonte Viva Massa. Francesco, allora, questo San Miniato... Questo San Miniato è da prendere con le molle. Sì, l'anno scorso fece i playoff, addirittura se non erro fece o la semifinale o la finale addirittura dei playoff. Noi a San Miniato ci hanno battuto nettamente. È una squadra da temere perché ha perso qualche giocatore, quest'anno forse un pochino meno competitiva, però è un campo difficile. Secondo me sabato è una partita dobbiamo fare molta attenzione. Beh, però avete riposato non so se fa bene o speriamo faccia bene. Qualcuno dice la trasferta, dobbiamo fare una buona partita. Se non facciamo una buona partita, secondo me perderemo qualche punto. Io poi chiamo sempre
Fabrizio Rolando, l'allenatore, qualche giorno prima, un po' per sentire un po' le impressioni, lui mette sempre le mani avanti, dice sempre no, ma bisogna stare attenti, non si, ma anche perché non essendo una squadra molto esperta con giocatori diciamo formati, si fa anche fatica a capire qual è il loro rendimento di sabato in sabato, no? Perché ti aspetti sempre che magari entrino in campo con magari meno concentrazione. Finora devo dire che non è mai successo, quindi questo è anche la sorpresa. Però, che hanno sempre avuto una approccio giusto alla partita. Sia tu che il presidente Andrea Coppi spesso mi raccontate che gli allenamenti sono molto intensi. No, questo te lo dicevo anche l'anno scorso, anche quando perdevamo. È vero. È una squadra a cui si può dire tutto tranne che non impegnarsi in allenamenti. Sono sempre molto molto concentrati, fanno delle poi sarà anche merito dell'allenatore, cioè, certo, giustamente, no, però comunque ci vale anche predisposizione, attaccamento, insomma. Fanno un lavoro da due anni a questa parte, secondo me i risultati si stanno vedendo, però ecco, poi dopo quando scendi in campo che comincia tutta un'altra cosa, cioè te puoi fare un buon lavoro in palestra, però poi lo devi dimostrare sul campo e questo spesso può non succedere. Però devo dire che quest'anno finora hanno sempre fatto bene, sono sempre partiti bene, concentrati, anche nelle amichevoli, nei tornei, abbiamo sempre, quando c'era da vincere bene abbiamo sempre vinto bene, insomma finora sono molto soddisfatto. Però è anche vero che le giornate si susseguono e ti aspetti, anche, però ti aspetti gli avversari, altri, ti aspetti in inciampo, quindi cioè anche gli avversari vi aspettano, poi può succedere di giocare meno bene, quindi ecco perché è una trasferta temibile, ecco. Allora andiamo a vedere invece la giornata, la prossima giornata della Serie C femminile, questi gli incontri: pallavolo Casciavola Volle Peccioli, pallavolo Cascina Volle Serose Rosignano, Criva Pantera Lucchese Ambra Cavallini Pontedera, Flora Borgo Abugiano pallavolo Fucecchio, Volle Viareggio Codipi Dream Volle Pisa, e poi i due incontri che riguardano le formazioni grossetane: il Grosseto Volle va a fare visita al Volle Livorno sabato alle 18:30, mentre la pallavolo Follonica gioca il posticipo della domenica alle 18 a Castel Fiorentino contro la pallavolo Giglio, che è una partita non facile questa, Alfredo. No, è una partita non facile perché noi per ora fuori casa non siamo mai riusciti a portare via punti. Come il Castel Fiorentino viene da una vittoria domenica scorsa, anche se aveva 0 punti, ma a Rosignano, dove noi abbiamo giocato 2 settimane fa, portando via il risultato ma soffrendo, e il Castel Fiorentino viene basti pensare, l'anno scorso faceva la B2, chiaramente, sì, non avrà qualche giocatore, ma penso che sarà una società dove qualcosa di buono, qualche giovane interessante, qualcosa di buono, cioè. Che è una partita, questa è la classica partita fondamentale per fare punti per il proseguo, per arrivare alla salvezza. E noi ora, Come hai detto tu, però in casa meglio, anche se devo dire le prime 4 giornate voi avete giocato sempre fuori casa, Sì, però sì, su 5 incontri, 3 successi e 2 sconfitte, insomma mi sembra che sì, il cammino sia buono. Però per stare tranquilli bisogna andare anche a fare punti fuori, qualche punto fuori, perché poi verranno anche le squadre. Secondo te questa potrebbe essere però ecco, certamente dopo la vittoria di sabato scorso a Rosignano ci fa guardare la pallavolo Giglio sotto un altro aspetto. Ecco, noi siamo una squadra, a volte facciamo, anche quando abbiamo perso fuori casa ci abbiamo messo tanto del nostro, siamo una squadra a volte che va purtroppo perde un attimo di concentrazione e va in corrente un po' alternata. Speriamo che domenica riusciamo a rompere questa abitudine negativa. No, anche perché voglio dire, contro il Dream Volley Pisa, abbiamo visto la classifica, il Dream Volley Pisa è in fondo alla classifica, però è una squadra molto giovane, ma che vi ha impegnato tantissimo poi alla fine, insomma, siete riusciti a portarla a casa, ma con tanta fatica, no? Ma questo sì, infatti, ecco, anche il Dream Volley Pisa, che mi sembra ultimo, secondo me non rispetta la posizione, ancora la classifica è tutta bugiarda, bisogna vedere chi hanno incontrato, chi squadre hanno incontrato, ancora fino a dopo le feste natalizie secondo me ancora non si potrà fare proprio un bilancio positivo su quale potranno essere le squadre
che ma il Ponte d'Era mi sembra sia fuori, fuori portata. Il Ponte d'Era, secondo me, ora domenica c'è un test importante, c'è lo scontro diciamo con l'altra Nottorini Lucca, uno scontro al vertice, già quella potrà dare dei primi risultati, certamente. Se passasse indenne anche da questo ostacolo, penso che potremmo dire che abbiamo di fronte una squadra che fa un po' un campionato sì. Ecco. Francesco, invece anche per te sei d'accordo, dopo Natale potremmo dire qualcosa di più preciso? Sì, dopo Natale già cominciano le giornate, cominciano ad essere già diverse. Spero che anche noi faremo un campionato assì come il Dottolini. No, sì, il nostro augurio è quello, però a parte che nel caso del nostro girone viene tutto poi rimandato ai playoff, quindi vincere il campionato serve solo per avere una posizione di privilegio, esatto, nei playoff. Invece nel femminile, che arriva primo, passa, quindi c'è già una differenza sostanziale. Però insomma speriamo, questa disparità di trattamento purtroppo è proprio un discorso della nazionale. Ora il prossimo anno la Toscana maschile riacquisirà un'altra promozione, invece grazie ai risultati della Serie B l'aveva persa una, e quindi dovendo far passare una squadra sola su due gironi devono per forza mischiare le carte, esatto. E quindi questo complica un po', perché su 28 squadre passa una, 14 passa una sola, quindi insomma c'è una bella bagarre. Dura. Anche perché poi quando arrivi a maggio-giugno i valori possono essere un po' cambiati, non è semplice. Le due squadre l'anno scorso hanno vinto i campionati e non sono passate, quindi questo dà un'idea su cosa sono playoff. Sì, poi ci sono tante variabili, la forma della squadra, sì, infortuni, certo, un po' di fortuna, certo, un po' di sfortuna. Vabbè, ma quello fa parte diciamo del gioco, no? Allora vediamo adesso l'ultima slide che riguarda la prossima giornata, quella della Serie D femminile. Questi sono gli incontri: Vivi Corcioli Massa, Under 18 Nottolini, Pallavolo Cascina, VP Volley, Fanbolo Orzaro Filattiera, VBC Calci. I Vigili del Fuoco di Grosseto vanno a fare visita sabato pomeriggio alle 18, è un derby tra Vigili del Fuoco con il Tonai Livorno, Elsa Sport Volley Paradudo Donoratico, FF Riotorto Volley Cecina, mentre questa sarà una partita molto interessante da seguire, quella di sabato alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Grosseto, perché la Pallavolo Grosseto 1978 Luca Conzani si misura con il Ojenco Volley School di Andrea Masini, che tu conosci molto bene, e che aveva già vinto a Grosseto con i Vigili del Fuoco nella prima giornata all'esordio per 3-7-2, una bella squadra, quindi sarà un test severo anche per la formazione di Stefano Spina, che in settimana dopo la partita ci ha detto: sono molto soddisfatto del gioco delle mie ragazze, stiamo crescendo, però dobbiamo fare sempre molta attenzione. Naturalmente poi tutti gli allenatori dicono siamo bravissimi, però attenti agli altri, perché nessuno mette mai le mani avanti. Andrea Masini, l'hai sentito a proposito? No, merito proprio Andrea Masini, ritorno al discorso degli allenatori bravi. Era un allenatore che era un po' entrato nel nostro ambiente. Secondo me è stato un peccato che questo ragazzo meno male abbia preso. È vero che è stato chiamato in Serie A e comunque aveva avuto questa opportunità, però oggi allena in Serie D. Quindi questo secondo me è stato un pochino... siamo stati un po' lungimiranti, perché comunque vada, le squadre da farle allenare c'erano. Ma questo è stato perché lui ha deciso di andare via o perché ve lo siete lasciato scappare? Ma noi non parlo solo del maschile, perché lui aveva cominciato ad allenare nel femminile, sì. Quindi secondo me... avevate pensato? Ma noi in quel momento avevamo Fabio Pantaleca che allenava la prima squadra, Fabrizio Rolando allenava le giovanili, tutto sommato non avevamo neanche tanti spazi, però aveva allenato delle squadre femminili, quindi secondo me... Io non ricordo, scusa, Alfredo, se mi vuoi. Diciamo la prima esperienza gliela detti io al Grosseto Volley, affidandoli l'Under 16, dove fece molto bene quando venne a giocare, che giocava da Francesco. Poi ci fu due anni diciamo di pausa, e poi io c'ebbi un contatto, perché quando prima di affidare due anni fa la squadra a coach Luigi Ferraro, ecco, io questo non lo sapevo. No, questo non lo sapevo. Contavo delle scelte a monte Andrea Masini, e ci fu una trattativa, poi
non andò, mi sembra non è andata a buon fine. Non è andata a buon fine, anche perché purtroppo, e questo paga la nostra posizione geografica, ecco, noi siamo un po' fuori dal mondo, cioè ecco, un allenatore per venire a allenare a Grosseto deve essere quasi un professionista, perché chiaramente allenare a Viareggio Andrea sta lì, magari ha la sua qualche altra sua attività e può fare il cosiddetto part-time, da Grosseto chiaramente ti serve a tempo pieno. A tempo pieno, ecco. Quello era un momento. Sono altri costi, altri rimborsi e via dicendo. Stavi aggiungendo qualcosa, Francesco? No, stavo dicendo appunto che ovviamente persone come queste sono, possono rappresentare un valore aggiunto proprio perché sono dei professionisti e quindi lavorano sulla pallavolo 24 ore su 24. Magari in certi momenti poteva essere fatta una scelta ben precisa, magari dandogli un progetto o comunque delle squadre o comunque convincerlo a rimanere a Grosseto, che magari in quel momento avrebbe preso in considerazione. Cioè, poi quando le persone si allontanano, prendono altre destinazioni, è sempre più difficile, no, riportarle all'interno. Ecco, quella secondo me è stata un'occasione mancata per il nostro movimento. Sì, anche perché a quei tempi aveva, ricordiamo che Andrea Masina era tra uno dei soci della Sala Eden, sicché stava impostando anche un'attività sul territorio, ecco, forse, ecco, se fosse andata in un'altra maniera molto probabilmente sì, ecco, può darsi che Andrea Masini sarebbe rimasto qui. Tuttora ci sentiamo, Andrea, c'è un buonissimo rapporto e una forte stima, insomma, non è che è un lusso, penso, Andrea Masini, averlo allenatore in Serie D. Bene, siamo arrivati in fondo alla trasmissione, abbiamo da aggiungere altro, Francesco? Vogliamo dire qualcosa? Lasciamo in bocca al lupo a tutti, speriamo che questa settimana vengano dei buoni risultati. Devo dire che mi sembra ci sia un buon fermento, dai, a Grosseto. Secondo me vedo buoni propositi anche in Follonica, insomma, anche il Grosseto Volley vedo che si sta rigenerando. Io spero anche grazie alla nostra trasmissione, Francesco. No, questo io te l'ho detto in tempi non sospetti, che secondo me era fondamentale. Io ci ho creduto fra i primi. Secondo me state facendo un ottimo lavoro, avete tantissime visualizzazioni e quindi a noi nel mondo del pallavolo non fa altro che bene e non dobbiamo altro che ringraziarvi. Noi stiamo pensando anche ad un premio finale a fine anno. Io, se volete, Oscar, ti ricordi quando l'abbiamo fatto? Sì, se volete una mano io sono a disposizione. Potrebbe essere, che abbiamo una mezza idea di come viene fatto the playoff di here per il calcio con Grosseto Sport, ci piacerebbe farlo anche, magari sempre nella stessa giornata, anche per il nostro movimento, il movimento esprime dei numeri importanti. Dobbiamo trovare una commissione imparziale, secondo me. perché se chiamo tutti i dirigenti di ogni società e gli dico tutte le settimane votate secondo voi il miglior giocatore o la miglior giocatrice, sono convinto che nessuno, un tentativo va fatto. Dovremmo mettere come regola, dovete votare le giocatrici delle altre squadre, perché se uno vota la sua è finita, non ne veniamo fuori, secondo me. Non riusciamo a fare una commissione esterna e sì, diventa un pochino più difficile, perché comunque ci vuole qualcuno che sia dentro l'ambiente, insomma, che conosca e che segua un po' anche il movimento della pallavolo di casa nostra. Alfredo, dobbiamo aggiungere altro? No. Io guarda, se te lo dico, in tempi non so, io se non dai qualche opinione un pochino più, io ti licenzio, non ti chiamo più, perché ti ho chiamato perché dovevi essere quello dirompente, quello che, diciamo, è vero, Francesco? Sì, ma tu vorresti che Alfredo facesse un po' di polemica, ma... No, no, assolutamente non polemica. Diciamo che ogni tanto tirasse fuori... Quando a volte c'è qualche articolo anche sui giornali dove qualcuno viene criticato, qualcuno se la prende a male. Invece in realtà è proprio questo il giornalismo interessante, cioè quando si fa critica e questa critica è costruttiva, quindi se anche da queste serie qualcuno a volte... ci fosse l'occasione che magari fa delle critiche verso qualcuno, secondo me andrebbe presa con il verso giusto, anzi la trasmissione è anche un sapore più carino, insomma. Esatto, quello era, infatti il suo compito doveva essere questo, ma io capisco, doppio ruolo dirigente del Follonia, poi magari deve venire a parlare a Grosseto, magari la settimana prima ha criticato qualcuno della società con cui ha contatti, è chiaro che insomma diventa, è giusto, Alfredo? No, giustissimo, anche perché io... Allora non ti chiamo più.
vedi che questo non è niente, ma io poi nel mio carattere, ecco, diciamo alle bimbe, io quello che ho fatto l'ho sempre fatto per il mondo della pallavolo, per il mondo pallavolista, tant'è vero, io anche se con qualche dirigente, con qualcosa di altra società, magari ho rapporti meno buoni, ma niente a livello personale. Certo. Con le ragazze voglio a tutte bene e per tutte mi prodigo e mi prodigherò. Questo è ben chiaro, sicché ecco, a volte sai, magari in polemiche puoi sempre essere intrapreso o preso nella maniera sbagliata. Chiaramente ecco, questa mia doppia veste è un pochino ti diciamo, da opinionista un pochino ti stringe. Allora, con questo dubbio, diciamo, ci salutiamo. Io ringrazio Raffaello Milani per la regia e naturalmente anche per il montaggio della trasmissione che vedrete in onda questa sera. E ringrazio anche i nostri due ospiti, Francesco Masala e Alfredo Veltroni, invito a volleyball, pallavolo, follonica e opinionista. E naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana ancora su Grosseto Sport e su tutti i nostri canali Facebook, YouTube, per A Tutto Volley e naturalmente per parlare ancora di pallavolo di casa nostra. Buona serata a tutti.